Glitterini e amici del canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare una cosa che mi dovrà far parlare super veloce perché voglio aprire queste tre palle della serie 3, le LOL Surprise serie 3 in meno di 10 minuti o comunque all'interno dei 10 minuti. Ce la farò? Voi avete già la risposta perché potete vedere quanto è lungo questo video. Iniziamo subito e inizio dalla Lil Sister. Lil Sister della serie 3 che possiede all'interno 5 oggetti. Butto giù la prima cerniera e trovo questo che è cane ping pong e racchetta di ping pong doggy paddle. Vado a tirare giù a questo punto la cernierina con la stellina. Forse è una delle mie preferite. Qual è il simbolo che preferite? Questo è veramente caruccio. Apro e trovo l'adesivo inutile. Noto che è gialla, quindi sicuramente non sarà nulla di super mega ultra raro. E andiamo a buttare giù l'ultima. Ecco qui la mia pallina. Andiamo a vedere che cosa nasconde. Ditemi poi in quanti avete indovinato tutte e tre insieme le palle. Dagli indizi. Allora, vado subito ad aprire la borsetta perché mi dice sempre un sacco. Wow, che carina. Guardate, a secchiello ed è rosso, rosa, rosa. Ed è tutta fluo. Proseguiamo, e qua c'è il nostro cosino per attaccare le ball, termini tecnici, e qui ci sono delle scarpette, sono fluo, inizio a capire chi possa essere, che belle. Siamo giunti all'ultimo pezzo, io spero di essere super veloce. Sì, guardate quanto è bella, è bellissima. A fine video butterò tutti nell'acqua fredda, ovviamente. Ecco qui che abbiamo trovato Lil Riptide, penso che si pronunci così, ed eccola qua, ed è popolare. E adesso andiamo ad aprire questa che è la LOL Pets serie 3. Chissà se all'interno c'è qualcosa che mi permette di fare delle combo, speriamo di sì, ne ho pochissime. Vado giù, butto giù il primo collarino. Chissà che minuto sono. Indizio. Vedo qualcosa dorato. Allora, questo l'ho già visto mille volte. Play is cool. Vado giù ancora, ma guardate, guardate. Qualcosa che brilla. Quindi la sabbia sarà glitterata. Amici glitterini. Wow. Emozione. Ta-dan! E andiamo a prendere distrutto l'adesivo inutile che butto via lontano e continuo a buttare giù. Dai, dobbiamo fare presto. Ok, tutti pronti, vado ad aprire. Wow, quanto è bello vedere le cose d'oro. Inizio da qua, vediamo che cosa nasconde. Oh, wow, non mi era mai capitato. Tutto completamente dorato. E andiamo a trovare questo. Avete già capito? Secondo me sì. Vado ad aprire questa che è la palettina. E qui ci farà capire di che animale si tratta normalmente. Tutta dorata con un osso. Fantastico, fantastico, ma non perdiamo tempo. Ah no, dobbiamo prima aprire questo, perché con la paletta andiamo a scavare la sabbia cinetica e andiamo a scoprire che cosa c'è qua all'interno. Ok, secondo voi di che colore è? Oh, rosa con i glitter. Glitter ovunque. Allora, con questa paletta no, ma mi dispiace usare questa paletta tutta glitterata. Allora, butto qua la sabbia cinetica, perché poi io la salvo sempre. Ah, 4? Ok, sono scarpe allora. Ed ecco qui le scarpette. Questa la devo pulire meglio, ma sono praticamente queste con il ciuffino super carino davanti. Quanto è tutto delizioso in questo gold! Guardate com'è grosso. E andiamo a vedere che cosa nasconde questo pacchetto. Wow! Cioè, forse hanno un po' esagerato, ma gli occhi non si vedono.
Guardate che belle però le orecchie, la codina, è tutto troppo troppo carino. Gli occhi però sono veramente un sacco glitterati, ma ci vedi? Sì, vedo tutto brillante e sbrilluccicoso. Ah, ecco. Sul mio elenco si chiama Boop B ed è... Rara! Stelline! Ma a questo cucciolo super brillantinato dovrete essere voi a dare il nome. Quindi scatenatevi nei commenti, se ne trovate uno che vi piace particolarmente mettete like. Ecco qui la palla più impegnativa da aprire perché ha 9 sorprese. Questa pallina me l'ha mandata la Giochi Preziosi, che ringrazio, ma è particolare. È al contrario, guardate. Allora, andiamo a prendere la prima cernierina. Ok, andiamo a scoprire la cosa più importante, ovvero l'indizio. Ta-da! Star Power! Continuiamo con la ricerca dell'adesivo più inutile della storia degli adesivi. Oh, che bello il colore della mia ball! Super fucsia e anche glitterato. Non me ne ero mai accorta, sono tutti così? Tutto appiccicato. Trovo questo. Io vedo un sacco di glitter qua. Non me ne ero veramente mai accorta. Ma basta, non ho tempo, la mia challenge. Allora, buttiamo giù questo. Voilà. Ah, super dura. Allora, qui ho il tatuaggio che è questo. Apriamo. Andiamo a scoprire il primo indizio. Non ho occhiali. Ah, mi sa che ho capito. È qualcuno che ama la recitazione. Tac. Andiamo ad aprire. Sì, eccolo qui. Cioè, mi sa proprio. Guardate il vestito quanto è bello. E ce l'ho già. Che pizza. Cioè, ne ho pochissime e già ho i doppioni. Che strano. Continuiamo perché potrebbe avere però degli effetti speciali diversi dalla mia. Ok, questo è Iberon. E apriamo e troviamo questo, che è il mio biberon assoluto preferito. A quanto pare ho trovato una gold e una doppia. Le scarpette, che sono super deliziose. Già non mi ricordo più. Oh sì, le ali. Le altre ali diventavano colorate nell'acqua fredda. Chissà se succede anche a questa. A questo punto posso tirare il nastrino che fa fare pop alle confetti pop. Ragazzi, punto verso il mio animaletto gold. Vediamo se riesco a beccarlo. Wow, beccato in pieno! Guardate, i confetti sono rosa e gialli. E ecco la nostra bimba che arriva in spaccata. Lei è bellissima, una delle mie preferite, ha le pupille a cuore e ha anche un cuoricino. Adesso da ignudi li andiamo a buttare nell'acqua fredda. Iniziamo con lei, secondo me lei non fa assolutamente niente, vedete, non cambia, mentre l'altra cambia tantissimo, vedi un po'. Le metto tutte e due, come potete vedere, cambiano i capelli, le labbra diventano nere, eccetera, eccetera. Perché, signore e signori, lei sputacchia dalle orecchie. Quindi quando sputacchiano non cambiano colore. Le do da bere. E adesso, per la prima volta, la mia prima sputacchia dalle orecchie. Se avete visto, eccolo qui. È troppo buffa la mia prima sputacchia dalle orecchie. Benvenuta. Andiamo a vedere che cosa succede se immergo il mio raro. Ragazzi, completamente cambiato. Pucciamolo, diventa tipo tigrato, una tigretta. Ma è bellissima. Ma esiste tigretta come nome? Non lo so, però guardate, è fantastica. E poi metto la mano calda e sparisce. A questo punto andiamo a mettere la nostra Lil, che è così.
e vediamo. Sì, cambia anche lei. Guardate, ha questo toppettino. E poi mi sembra che anche la sfumatura dei capelli cambi completamente colore e si vedono molto di più le treccine che ha su. Che belle, prima non le avevo neanche notate. Ecco che cosa abbiamo trovato, Angel, ed è quasi rara. Inoltre vi ricordo che ho aperto già un Angel, aveva degli effetti speciali, quindi vi lascio qui il link del video. E vi ricordo anche di iscrivervi al mio Instagram, dove vedrete le foto dei miei animaletti, delle mie LOL e molte altre cose. Insomma ragazzi, spero di aver concluso in meno di 10 minuti questa review e questo spacchettamento. Ditemi qual è l'animaletto o la Lilla e la LOL che vi è piaciuta di più, e mi raccomando il nome per il mio pets. Io vi saluto, ma prima vi stritolo di affetto. Ciao ciao.